Belli Chicchi, nonostante il lavoro e i tanti impegni, sto cercando in tutti i modi di farvi avere su questo canale più video possibile. Il problema è che pure YouTube ci si mette di mezzo, cancellandomeli come quello di oggi su Lazio Borussia. Siccome il canale sta avendo un periodo un po' fiacco, cercate di supportarlo condividendo i miei video con tutti, iscrivendovi al canale, attivando la campanella e commentando un po' tutti i video. E mi raccomando, lasciate sto benedetto like. Buona visione, Chicchi. Allora, oggi ti insegnerò a parlare il francese. Capirai, io questo non lo capisco manco quando parlo italiano, figuriamoci il francese. Per esempio, come si chiama sto coso a forma fallica, tutto de fero? A Cappella Eiffel. Esatto! Allora, come ben sai, qua in Francia non c'è il bidet, non ce l'abbiamo. Come si chiama questa? E tavoletta del cesso. E no, in francese! Allora, tavolette du cesso, du cesso tavolette. Esatto, tavoletto du ches. E quando poi scarichi lo sciacquone, devi sperare che qualche goccia ti va a finire sul culo, almeno un pochetto te lo lavi, capito? E sta a posto una settimana. Questo è molto semplice. Se lo sbagli, sei una pippa al sugo, in pratica. Croissant. Esatto, anche se in alcuni quartieri di Parigi si chiama. Cornettone sozzo ca Nutella. Esattamente. Questi hanno lo stesso odore dei piedi miei dopo una partita, quindi li sentirai Proprio molto. caciotte. Molto spesso, No, sì. esatto. Perché cioè, c'ho il parmigiano sotto i piedi, purtroppo. Pure affumicato. E certo, se le cose devo fare, fa male bene. Il formaggio. questo non so se lo vedrai, se giocherai male. Il mister col cazzo te fa entrare in campo. Il ballon. Sì? E se ci vuoi, fa la rima, e il ballon de tu non. Guarda, l'arbitro c'è, l'arbitro c'è più. Madonna, sì, ma come ha fatto? Sei un mago. Allora. Vabbè, questo lo so, è facile. Come si chiama? Cornuto. Scusami, dovrebbe essere international come. No, se no te caccia fuori. Cornutino. Cornutello. Cornutello. Va bene, dai, Cornutello ce può sta. Questi invece chi so? Quelli che hanno perso la Champions in finale. Ah, ma di becchi in pugno, eh? Ah, sta a scherzare il PSG. Parrocchia San Girolamo. Ecco. Che cosa succede se vedi questo? Che cosa rispondi all'arbitro? Sempre in modo rispettoso, ovviamente. Non lo so, tipo le mortasce tua. L'anima delle mortasce tua. Dai, ci può sta. Sì, o se no usi una forma più arcaica che è chi te muort. Se è rosso, chi te stramuort. Chi te muort? Allora, traduciamo queste parole. Buongiorno. Bella zì. Che ore sono? L'ora che te compri un orologio. Un caffè, per favore, come si dice? Questo è facile. Giovani, caffè e sbrigate pure. Parigi ti amo. Forza Roma. Forza Roma. Perfetto. Sono un giocatore del PSG. Ok, non so che cazzo ci faccio qua. Giustissimo, sei un Anzi, campione. per caso, voi lo sapete perché sono finito qua. Allora, mo riposate e i prossimi li famo la prossima volta. Sei stato bravo. Belli Chicchi, questo sarebbe il secondo video di oggi se YouTube non me l'avesse cancellato il primo. Quindi vi chiedo tantissimi like, iscrivetevi al canale, appicciate la campanella e seguitemi su tutti i social in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video. Belli Chicchi!